Il nostro inviato in Veneto, Marco Bressanelli, ha raccolto subito dopo la burrascosa seduta del Consiglio regionale i commenti degli esponenti leghisti e di quelli indipendentisti. Vediamo. Te l'aspettavi? Beh, diciamo che nei giorni scorsi si capiva che c'era una volontà da parte di qualcuno di far saltare il provvedimento. Il metodo secondo me è scandaloso, perché di fronte a cose di questo tipo bisogna avere il coraggio, se si è uomini, di dire come la si pensa, che sia positivo o negativo, ma dirlo e arrivare al voto e votare. Noi ovviamente avremmo votato per il referendum, qualcun altro avrebbe votato contrario, ma almeno si sapeva chi era a favore e chi era contro. Procedere così a un rinvio è un non assumersi la responsabilità, e questo secondo me è aberrante. Può essere questo rinvio comunque magari la strada per cercare più consenso, una mediazione, riuscire a portare a casa un sì convinto? Ma io me lo auguro, però già da qualche tempo noi stavamo discutendo anche con il resto della maggioranza per ottenere una maggioranza sul provvedimento, e non ci siamo riusciti perché in realtà più di qualcuno non vuole arrivare a questo, quindi dubito che nei prossimi giorni alcuni consiglieri regionali cambieranno idea. E questo fatto, il fatto che i vostri compagni del PDL non siano sulla vostra linea, potrebbe creare un problema all'interno della maggioranza in Regione Veneto? Ma a livello amministrativo io non credo, che questo è un tema particolare, e loro sapevano fin dall'inizio che noi avremmo votato a favore, e noi sapevamo che qualcuno di loro avrebbe votato contro. Non tutto il PDL, ma buona parte l'ha fatto. Speravo sinceramente di no, perché comunque speravo in un'azione di buona volontà delle persone che ci rappresentano. Io sono in politica da un anno e mezzo, mai fatto politica, ma ho sempre sperato comunque nel cuore dei veneti che sono qui dentro. Oggi mi sa che dobbiamo mandarli a casa noi. Beh, insomma, l'ideale sarebbe stato votare, non quello di rinviare una cosa di questo genere, vero? Cioè, mi pare che non sia di piccola importanza la cosa. Quindi c'è in ballo un destino che è quello del Veneto, una delle più grandi regioni d'Italia, un retaggio storico della Serenissima. Non si capisce come si possa buttare a mare una cosa così importante in così poco tempo. Forse un rinvio è meglio che un no. Certo, a condizione però che diventi un sì. Tanta amarezza. No, amarezza, mi vergogno di avere dei rappresentanti di questo genere in regione, perché non hanno avuto il coraggio di prendersi le proprie responsabilità, non hanno voluto votare, hanno voluto ancora una volta prenderci in giro. Questi sono consiglieri che vanno bene a Roma, in Veneto vogliamo gente più seria. Cristiano Corazzari, sbigottito. Assolutamente, è una vergogna. Non assumersi neanche la responsabilità di decidere sì o no, lasciare questa situazione in cui tutte le aspettative della gente vengono tradite, è la cosa peggiore che questo Consiglio poteva fare. È vergognoso che i partiti romani, che ancora oggi a Roma sono insieme, PD e PDL, due facce della stessa medaglia. Una schifezza.